nuovissimo filmato. Era da un po' che non vi portavo acquisti inerenti tè, tisane e infusi, che sapete, qui a casa da noi siamo seriali nel bere queste cose. Fanno bene e quindi ben venga. Fanno bene e ben venga. Beh, le mie solite frasi, avete capito che intendevo. Fanno da Dio, per cui perché non prenderle? Siamo seriali perché incominciamo la mattina col tè, il pomeriggio la tisana, post cena altra tisana. Beh, chi mi segue sul canale lo sa perfettamente e anche chi mi conosce nella vita reale altrettanto. Quando si tratta di queste cose mi ci fiondo a capofitto come per tante altre, ma quando vedo tè, tisana e infusi i miei occhi diventano non a cuoricino di più. Dato che in questi giorni qui a Roma da noi, alla fiera di Roma, beh, chi è di Roma capirà, chi non è di Roma penso si conosce come evento perché è molto famoso e avviene una volta l'anno. Roma incontra il mondo e c'è il Festival dell'Oriente. Sono stata al Festival dell'Oriente e nei prossimi giorni ci tornerò e ho fatto acquisti inerenti a queste meraviglie. Io vi faccio vedere le foto, a parte chi mi ha seguito in questi giorni nelle stories su Instagram, che io vi dico sempre, seguitemi sui social perché lì sono tutti i giorni attiva e seguite anche un po' la mia vita, un po' la mia routine, se vi fa piacere. Mi trovate su tutti i social network come Mululu Makeup 97. Chi mi segue vede senz'altro quello che pubblico, chi non mi segue mi trovate ovunque, Instagram, Facebook, qui su YouTube, eccetera, sempre e comunque come Mululu Makeup 97. Ma in particolar modo sono molto attiva su Instagram perché con le stories è più rapida la questione. Chi mi ha seguito nelle stories in questi giorni ha visto che sono stata al Festival dell'Oriente a Roma incontra il mondo, che è tutta una manifestazione stupenda. Nel reparto del Festival dell'Oriente c'era questo stand pieno di infusi, tisane, mamma mia, era una meraviglia. C'era anche modo di poterle assaggiare prima di acquistarle. Ovviamente io un paio di assaggini me li sono fatti più che volentieri. Il brand che ho acquistato già lo conoscevo e non so mai come si pronuncia Yogi Tea o Yogi Tea. Fatto sta, guardate che stand meraviglioso che avevano. Voi non potete capire, aspettate che vi giro qui lo schermo. Non potete capire la vastità di queste cose che avevano, cioè tantissime. Infatti, quando adesso tornerò nei prossimi giorni, penso che qualche altra cosina mi prendo perché fosse stato per me, avrei preso dalla A alla Z, a parte le tisane, i tè e gli infusi dove c'è lo zenzero. Quelli proprio per me è come se non esistono. Io lo zenzero, quel sapore che pizzica, malgrado sono amante delle spezie, quelle super piccanti, ma lo zenzero non mi piace assolutamente. Ma io sto parlando a raffica come se non ci fosse un domani, ma voi giustamente vorrete vedere che cosa ti sei comprata di bello. Ta-da! Ecco qui il mio sacchetto. E anche in tinta col mio maglioncino. Bustina rossa, io rossa. Mamma mia, che meraviglia! Proprio bella questa manifestazione. Ogni anno che vado è sempre meravigliosa. E nei prossimi giorni, senz'altro, ci riandrò. Però, prima su tutto, non c'entra niente con le tisane, ma dato che era lì nei dintorni, vi faccio vedere che mi hanno scritto il mio nome azzurra in arabo. Guardate che bello! Tutto brillantinoso e ovviamente i brillantini, quel signore che scriveva arabo perché viene, oddio, me l'ha detto, dall'Arabia Saudita, non mi ricordo. Comunque là nei dintorni dove si parla e si scrive arabo. Ti metto i brillantini azzurri perché ti chiami Azzurra. Quindi questo è il mio nome scritto in arabo, stupendo. Ma non c'entra niente con le cose che vi sto per far vedere, ma lo includo. Siete pronti a scoprire che cosa ho acquistato di bello e che cosa acquisterò, penso ancora? Perché un'altra capatina secondo me la farò, quindi non è detto che non vedrete una puntata number 2. Caso comunque io vi sparo tutto quanto sul canale e condivido con voi perché so che questi video vi piacciono da morire e mi fa piacere tantissimo perché mi piace condividere con voi i miei acquisti. Allora, che cosa ho preso? Ho preso questo infuso con scorza di cacao, liquirizia e cannella e si chiama Choco. Tutte queste confezioni e packaging inerente l'Oriente. Lo state notando, no? Si vede che insomma è tutto quanto un po' orientale. Ho preso questo, poi mi sono presa di bello questo qui che si chiama Moon Solution. In poche parole è, aspettate che c'è scritto solo in inglese, vabbè, comunque è eucalipto, hibiscus flower, quindi fiori di hibiscus e lemon balm. Sapore di limone, boh, la traduco così. Dei packaging sono stupendi. Ancora non ho aperto niente, ma penso che nei prossimi ore, perché quando ho finito di girare questo video è pomeriggio, quindi penso che sì, acquisterò. Ciao, ho già acquistato Azzurra. Assaggerò qualcosa senz'altro, anche se qualcosina di queste qui già le ho assaggiate, ma fare un secondo assaggio a casa è meglio, no? Questa qui che si chiama Happy Natural Mango Tangerine, che non so cosa sia, tangerine, tangerine, boh, non so cosa sia, e vaniglia, cioè guardate che carina questa, è stupenda. E poi avevano la promozione, una confezione 3,50 euro.
tre confezioni, non mi ricordo, aspettate, non voglio dire cavolate. Io ho fatto la promozione di, eccola qua, una scatola 3,50 euro, tre scatole, ho fatto due, tre scatole 10 euro, quattro scatole 13 euro, otto scatole 24 euro. Io ho fatto la promo da quattro scatole, quindi 13 euro speso. E sicuramente penso farò anche altre promo quando arrivato. E poi ho preso, perché veramente l'ho provati un po' tutti, no, perché ne escono continuamente e continuamente, ma ogni volta che vado a questa manifestazione prendo sempre le novità che non ho provato gli anni prima e sono veramente, questo brand è stupendo, proprio buono, 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 ve lo consiglio da morire. Vedete, è biologico oltretutto, a chi piace il fatto dei prodotti bio, vegan, questi senz'altro lo sono. Preso per i sensi, infuso con oli essenziali, Sogni Felici si chiama, fiori di camomilla e luppolo, praticamente con quello lì con cui ci si fa la birra, il luppolo. Ed eccolo qua. E questo qui ha anche all'interno olio di lavanda. Sono 17 bustine a filtro, ogni confezione, eccetera, eccetera. Addirittura 5 minuti l'infusione a filtro di quelli che vi ho mostrato. Bene, bene. E questa è stata la mia prima scorta inerenti queste di sana. Aspettate che ve le voglio far vedere, ve le voglio far vedere tutte quante insieme, ma non so come fare. Facciamo così, dai, due di lato e due dell'altro. E tadan, questi sono stati i miei acquistini. Non è detto, ripeto, per la millesima volta che non farò un'altra capatina. E questa è la confezione, la bustina che mi hanno dato. E poi mi hanno dato anche il Deplian qui, perché hanno un negozio su Roma a Trastevere. Io vi dico la verità, non ci sono mai andata. Acquisto da loro sempre e comunque quando vado alla fiera. Però non è detto che, visto che io sto a Roma su Roma, non è detto che farò una capatina in negozio. Cioè, quanti ne hanno? Tantissimi, veramente. C'è una vastità di scelta per chi non vuole trovare l'infuso dei suoi sogni, certe combinazioni particolari, quelle però che ho preso io mi attiravano più su tutte. Spero che questo mini filmatino vi sarà piaciuto. Ci vediamo mercoledì 14:30 con un nuovo video sul canale. Vi mando un bacione immenso, un abbraccio fortissimo, issimo, issimo. Ci vediamo in un prossimo filmato. Ciao!